Gli strumenti che ci possono essere utili quando lavoriamo su Inkscape. Il primo è lo strumento seleziona, la freccina che ci fa selezionare i vari oggetti. Basta farci clic sopra e noi selezioniamo un oggetto. E a destra, qui nei livelli, vediamo anche in quale livello si trovano i vari oggetti che andiamo a selezionare. Vedete? Ma lo strumento di cui voglio parlare in questo video è lo strumento ingranditore, ovvero questa piccola lente di ingrandimento che si trova come penultimo strumento fra questi qui. Se non compare, posso scorrere gli strumenti con la rotella del mouse oppure allargare la casella degli strumenti, si dispongono su due, anche su tre colonne e ci appare. Ma lo rimetto come in origine. E lo seleziono, strumento ingranditore. Vedete, il cursore del mouse si è trasformato in una lente ingrandimento con il più. Pigiarsi il meno farei l'effetto opposto, perché io ora con il più vado ad ingrandire, selezionando un rettangolo, la zona che voglio ingrandire dello schermo, e ottengo questo zoom. Per spostarsi posso utilizzare la rotella del mouse, vedete si sposta in alto e in basso, e se tengo premuto il tasto Shift, ovvero la freccia in alto, e muovo la rotella, si spostano a destra e a sinistra. Se invece, sempre con la rotella del mouse, tengo premuto il tasto Ctrl, il tasto dove è scritto CTRL, ho l'effetto zoom in. Ovvero ingrandisce, zoom out, rimpicciolisce. Utili sono anche i tasti di comando quando ho selezionato il tasto ingrandimento. Spariscono se io cambio comando, vedete, non ci sono con il selettore. Ricompaiono quando clicco sulla lente ingrandimento. Quello che ci può essere utile è ingrandimento a pagina, se ci clicco torna visibile l'intera pagina perfettamente. Se ho selezionato, come in questo caso, l'oggetto che era l'area urbanizzata e voglio ingrandire questa, riprendo lo strumento selettore e il pulsante che ci fa comodo è ingrandimento a selezione. Se lo clicco, vedete, rimane visibile. Rende visibile proprio l'area selezionata. Con questo è tutto. Vi saluto.